Benvenuti nuovamente a una puntata qui sul Giappone. Era da quasi 2 mesi che non ne facevo una e sono riuscito ad avere di nuovo Antonio Moscatello per completare qui sotto di me in questo momento nell'inquadratura. Ciao Antonio. Ciao, ciao. E oggi parleremo di nuovo, diciamo, della mitologia giapponese. È già stata fatta una puntata qualche mese fa, un upgrade ulteriore la stessa sera con Marco Casolino sul suo canale. Vi metto i link in descrizione e oggi si parla in maniera più approfondita del K, giusto Antonio? E parliamo del K, che è un personaggio interessante da raccontare, un personaggio, poi sono molti personaggi, E quello del K è un mondo particolarmente affascinante, perché però vi consiglierei di non addentrarvici se siete minori di 18 anni, perché diremo delle cose che non necessariamente sono adatte. E vabbè, allora partiamo! Ecco, allora, Antonio, raccontaci di questo K, perché sarebbe vietato ai minori, visto che l'hai subito accennato? Vabbè, tu però vuoi andare subito. No, c'hai ragione, ripartiamo dalle basi, dai, sì. Prima sì. Peccare la parte noiosa, no? Quella un pochino più descrittiva, un po' meno, e poi arriviamo alla parte, come dire, vietata ai minori di 18 anni, anche perché l'orario poi ce lo concederà più facilmente. Sì, sì. Allora, innanzitutto, il K, dove nasce, cos'è il K? Non è di facile definizione il K. Nel Nihon Shoki, che è una delle uno dei libri classici della genealogia, della cosmologia e della genealogia giapponese, a un certo punto si racconta che nel 379, in un certo fiume del Giappone, appare un mostro fluviale, diciamo, una specie di serpentone, un bestio che chiamano Mizuchi, e che insomma poi viene. Contro di questo si combatte, via dicendo, tutto divertente. Pare che il papà del K sia proprio questo Mizuchi. Ora, cos'è il K o Kawappa o anche Mizuchi è chiamato in alcune tradizioni, c'ha tanti nomi. K in ideogrammi vuol dire più o meno ragazzo di fiume. O ragazzo di acqua dolce, diciamo, sì, ma è proprio il fiume, l'ideogramma è proprio il fiume, quello di Kawa. Io intanto sto facendo vedere una delle immagini che ho preso dalla Wikipedia inglese riguardo al K, lì ne trovate molte di più rispetto a quella italiana. Beh, ed è molto più approfondita, quindi nel caso, se sapete l'inglese, andate anche lì per approfondire ulteriormente, trovare altri lemmi e andare avanti. Scusa se ti ho interrotto, prosegui pure. Oh, figurati. Allora, il K è un mostriciattolo, solitamente dell'altezza di un bambino, in alcune tradizioni di 3 o 4 anni, in altre tradizioni arriva a 10 anni. E il corpo è fatto un po' da tartaruga con col carapace molle, o in altri casi ha le sembianze di uno scimmione, qualcosa di simile al macaco giapponese. Ce ne sono in altre, sembra un po' più un ranocchio, una rana, in alcune tradizioni è pieno di peli, c'ha questi strani capelli un po' come me, infatti la mia cottura è però a te manca il buco in mezzo. Aspetta, al buco ci arriviamo, questa sera si parlerà di molto di buco, di buco intendo, e dicevo ha questi capelli un po' come me, i peli su tutto il corpo, in alcune tradizioni, in altre tradizioni ha le squame. Io sto facendo vedere intanto un vecchio documento giapponese dove ci sono 12 rappresentazioni. Esatto, ha tante diverse rappresentazioni, tante diverse morfologie. Se vi avvicinate siete deboli di stomaco, sappiate che puzza, ma puzza veramente. Puzza veramente tanto di pesce marcio, perché il K è così, è una delle sue caratteristiche. Questo però non ne fa un maleducato, uno che non si lava, anzi questo sta sempre nell'acqua. In realtà lui è sostanzialmente un po' una divinità dell'acqua, uno yokai. Yokai sono questi mostri giapponesi, alle volte cattivi, alle volte simpatici, burloni, alle volte porta fortuna, alle volte porta sfiga.
dicevo, e lui è un pochino questa divinità dell'acqua. In alcune tradizioni è dato anche invece come una specie di servitore di un re drago. È un personaggio, in effetti è un po' un bambino, ama moltissimo fare scherzi, fa scherzi esilaranti, tipo per esempio se tu sei un allevatore, c'hai dei cavalli o dei buoi, lo scherzo più divertente che ti può fare è prendere tutti i tuoi, tutta la tua mandria e farla annegare in acqua. Ma lo scherzi, cioè diciamo uno scherzo, un signor scherzo. Se c'hai un figlio, un bambino, tendenzialmente tende sempre a pigliarselo e farlo annegare l'acqua, perché la cosa lo fa molto divertire. Talvolta se lo mangia anche, perché è anche carnivoro. Cioè, posso dire che è una comicità tutta sua comunque questo yokai? Io direi che però non dobbiamo giudicare il senso dell'ironia di altre specie viventi. Ma gli vogliamo bene, sì, diciamo. Sì, noi gli vogliamo bene lo stesso. Ha la brutta abitudine di nutrirsi anche dell'interiora di essere umano, possibilmente il fegato. Il fegato lo preferisce, sai. C'è chi, non so come si mangia il fegato dalle tue parti, si mangia dalle sì, tue sì, parti? Sì, si mangia con, aspetta, com'è che con le cipolle? Con la cipolla, sì, ecco. Sì. Da me lo davano, ce lo davano da bambini perché ci doveva dare la vitamina, non mi ricordo quale, forse la B, insomma. Lo odiavo. Lo odiavo terribilmente. Invece lui pare esserne ghiotto, particolarmente di fegato. L'altro cibo di cui è ghiotto è il cetriolo. Mangia tantissimo cetriolo, cioè se tu vuoi in qualche modo imbonirtelo o comunque distrarlo, butta un po' di cetrioli e intanto scappa. No, diciamo, tendenzialmente eviterei in caso di incontro, perché può capitare, sai, a girare per il Giappone si può trovare. In Giappone è diffuso dall'Hokkaido fino a Okinawa, quindi non c'è modo di... C'è scampo. Chiaramente il posto dove è più facile incontrarlo è la città di Tono, ma ci torneremo in un altro, già un po' più avanti. Allora, dicevo, se capita di incontrarlo, è chiaro che c'è un rischio, perché questo qua ti può mangiare il fegato, come si chiama, il Shirikodama, che spiegherò dopo cosa è. Adesso non entriamo in questi dettagli, perché dobbiamo aspettare che si supera l'ora in cui i bambini staranno a dormire. Dicevo, dal momento che è rischioso incocciare in un K, bisogna avere delle strategie, bisogna conoscere delle strategie di, come posso dire, di evasione dal K. Tentare di sfuggirgli è assolutamente impossibile, corre molto più veloce del record man di 200 metri attuale, non so chi si è. Sono rimasto a Mennea, quindi non saprei neanche, forse è Bolt, sarà ancora Bolt, immagino. Sì, penso di sì, però da lì non è più cambiato. Diciamo che Mennea comunque ha resistito un bel po', quindi è normale ricordarsene suo. Esatto, comunque questo corre di più, quindi il K corre molto più velocemente. Non è il caso di ingaggiare un combattimento, perché è noto essere particolarmente forzuto. Allora ci sono due soli modi per ingannarlo, due o tre, diciamo 2/3. Quello là meno sicuro è cercare di fare con lui una partita di scacchi giapponesi. A shogi, ok. Sì, però il problema è che quasi sempre si perde, perché purtroppo è anche molto intelligente. Cioè, le ha tutte pratiche. Quindi, no, però ha i suoi difetti, diciamo, ha anche lui i suoi difetti. Il secondo modo è sfruttare il primo buco di cui parliamo, no? A cui tu hai già accennato, che è questo buco che lui si ritrova in capa sulla testa. Ha la testa, cioè un po' nascosta dai capelli, però ha questa parte della testa concava. Sì, lo sto facendo vedere sempre nelle immagini di prima per far capire. Quel pezzo lì, diciamo, si chiama, quel piatto che si ritrova in testa, si chiama appunto Sara. Cioè piatto. Ah, qui non è la chierica, non è la chierica da frate. Sembra un po' la chierica del nome della rosa di Eco, dei monaconi del nome della rosa di Eco, ma in realtà no, è proprio una cavità che lui ha nella testa. Questa cavità è riempita da un liquido, solitamente descritto come acqua.
Questa acqua gli è assolutamente necessaria. Se questa cavità si svuota, muore. Ora, il problema è: come faccio ad avvicinarmi e svuotargli la cavità senza averne il fegato, diciamo, senza che questo si è mangiato già il mio fegato e altre parti meno disponibili del corpo? Allora, si sfruttano due sue caratteristiche. La prima è il suo amore innato per il sumo. Ok. Lui ama il sumo, la lotta giapponese. Ora, non è che dovete provare a ingaggiare un round di sumo con lui, perché perdereste. Bisogna, però, come se avete visto il sumo, prima che cominci, diciamo, ci sono i saluti! Ci sono i saluti che bisogna mettersi in giù. Quindi quando lui abbassa la capoccia, casca l'acqua ed è costretto ad abbandonare immediatamente e scappare e andare immediatamente nel lago, nel fiume dove abita, perché se no muore. L'altra caratteristica che può volgere al nostro vantaggio è la sua buona educazione. Nonostante abbia la tendenza appunto a mangiare i bambini, a far annegare gli armenti e a papparsi il fegato dei cristiani, è ben educato, è molto ben educato. Per fortuna. Per cui, se uno ha un approccio, diciamo, gentile, ben educato a lui prima di tentare di mangiarti il fegato, comunque ti saluta, fa tutti quei salamelecchi che sono necessari per intraprendere una relazione sociale corretta. Per cui alla giapponese il metodo migliore è quello di fare un profondo inchino al kappa, salutandolo beneducatamente, perché lui risponderà. Stesso procedimento, abbassa la testa nell'inchino, casca l'acqua e lui scappa perché deve andare, perché sennò appunto ci resta secco. Quindi questa è la strategia. Ora, io vi ho avvertiti, se li incontrate, questo è quello che dovete fare. È un pochino come quando incontrate l'orso, no? Che si racconta sempre questa cosa dell'orso. Mm-hmm. Se incontri l'orso e cerchi di scappare, l'orso, che è più veloce e più forte, ti acchiappa e ti mangia. Allora tu cosa devi fare? Devi stare fermo e anzi fare così con le braccia per sembrare più grosso. Giusto, giusto. Che sembri anche un deficiente. No? Sì. Prende per un deficiente e ti mangia lo stesso. Ecco, nel caso del K, meglio non agitarsi, invece fare un profondo inchino, mantenere la freddezza, ecco, di salutarlo in maniera gentile. Cosa possiamo raccontare del K? Il K è lo yokai, probabilmente uno degli yokai più celebrati della letteratura giapponese. Io vi segnalo due. Uno è un racconto, diciamo, più che un racconto, è un romanzo breve di Akutagawa Ryunosuke, mm-hmm, che è intitolato appunto K, è delizioso. Racconta di questo tizio che si ritrova nel mondo dei K, praticamente un Lemuele Gulliver. Ok. Una versione tipo Gulliver in Giappone, però. Un Gulliver giapponese. In realtà non racconta dei K. Racconta del Giappone dell'epoca di Akutagawa. Akutagawa era uno scrittore che dire che era depresso era poco, diciamo, quindi, però è molto interessante e molto divertente da leggere. L'altro testo, che però non credo sia tradotto in italiano, anzi non è tradotto in italiano, almeno con una traduzione di qualità, però adesso non voglio fare una gap, magari è uscito e io non lo so, diciamo, fino a non molto tempo fa non c'era edizione italiana, c'era comunque un'edizione inglese, è il Tono Monogatari dell'etnologo giapponese Yanagita Kunio, il padre del folklore giapponese. E il Tono Monogatari parla molto molto di... Io ti posso dire che lo sto cercando e l'ho trovato solo in lingua giapponese originale. In inglese non c'è? Ah sì sì, c'è anche in inglese, sì, ok, era un po' sotto, però c'era anche quella. Sì, Tono è un posto particolare, perché Tono è un po' la città delle favole, la città delle leggende. A Tono, per esempio, potete incontrare... Faccio anche vedere dov'è Tono adesso, quindi è a nord di Sendai,
giusto? Esatto, beh, il Kohoku è il posto del mistero in Giappone, il posto delle tradizioni, degli yokai anche, dei fantasmi. Ecco, diciamo che può essere un po' fuori dai tour normali dei turisti occidentali in Giappone, perché non è proprio forse facile raggiungerlo. Però adesso che me l'hai segnata, ci penso ad andarci. Io vivamente di andare a vedere Tono, perché è una città deliziosa, si mangia da Dio, di andarla a vedere quando finalmente riapriranno i confini, perché per il momento non si può andare da nessuna parte. Comunque è una città deliziosa, rimasta in un certo senso un pochino nell'epoca Edo, ci si mangia molto bene ed è possibile incontrare tanti yokai, fantasmi e anche il K. Per incontrare il K in particolare è consigliato andare in un piccolo stagno, cioè vicino sui bordi di un piccolo stagno che si chiama Kappabuchi, che è famoso per ospitare K, insomma, appunto, sempre mantenendo però quell'attenzione rispetto a queste cattive abitudini di K. Ora potremmo infilarci nella parte più, come posso dire, a luci rosse del nostro racconto. Ah, ok. Allora adesso devo andare a trovare qualcosa. Aspetta che devo andare a cercare qualcosa a luci rosse. Vediamo se la trovo. Ah, aspetta, non so. Questa qua non mi sembra luci rosse. Tu non la stai vedendo. Però c'è un personaggio che dà il fondoschiena a un K. E sembra che gli stia facendo una scoreggia. Quindi... Sì, è una tradizione dei K. Loro amano molto andare a infilarsi, diciamo, sotto i luoghi dove tendenzialmente le signore vanno a fare i loro bisogni, perché apprezzano parecchio, potete immaginare cose, insomma, hanno, diciamo, un feticismo un po' scatologico, come si dice, e quindi apprezzano parecchio appunto queste... E questi momenti, tanto che qualcuno dice che sono gli antesignani di certe forme di feticismo assai diffuse oggi in Giappone e anche altrove. Questa è un'altra, però attenzione a queste attività dei K, attenzione a queste attività dei K. Se un K in qualche modo attenta, ecco, al vostro lato B, e potrebbe avere un secondo fine molto molto pericoloso, cioè potrebbe star tentando di rubarvi il cosiddetto Shirikodama. Che sarebbe? Voi non sapete, ma proprio sopra a dove, all'ano, ecco, l'ho detto. È il termine scientifico, qui YouTube non ci dovrebbe dire nulla. Voi non lo sapete, ma avete una pallozza che si chiama Shirikodama. Shiri è appunto il lato B in giapponese, sì. No? Ko vuol dire, può voler dire ragazzo, bambino, principe, eccetera, eccetera, ma anche un oggettino simbolo. E Dama è una pallozza. Mm-hmm. Quindi esiste una pallozza proprio là che noi dovremmo avere. Ora, la fisiologia, la medicina occidentale non l'hanno mai trovata. Io qui ho tutta una spiegazione fisiologica, in effetti, di questa credenza. Non voglio entrare nel dettaglio perché fa abbastanza schifo, però vi dico che loro, secondo la tradizione, rubano lo Shirikodama dei cristiani, così facendoli, diciamo, morire. O, diciamo che questo Shirikodama, Dama, la palla, la pallozza, probabilmente in realtà, per assonanza, vuole ricordare Tama, l'anima. Ok. Perché c'è un'assonanza, sono diversi gli ideogrammi chiaramente, ma i caratteri con cui, però la parola è quella, quindi c'è un'assonanza, quindi è come se volessero dire attenti che il K vi ruba l'anima. Poiché l'anima sia collocata proprio in quel punto là non è una cosa gradevolissima, però dà anche un pochino l'idea di quanto i giapponesi della tradizione, soprattutto delle zone rurali, eccetera, tendevano abbastanza a essere schietti, espliciti.
non so cos'altro vi posso raccontare dei K. Ma io più che altro dei K, guarda, adesso, visto che comunque siamo già intorno ai 20 minuti e secondo me abbiamo già parlato abbastanza del K, giusto? So di aver un pochino distrutto questa immagine, un pochino così, del K come folletto che dà un po' da cartone animato, che molti hanno, è che il K tendenzialmente non è proprio così gioviale, ecco, da cui guardarsi non è proprio così, sì, no. Hawaii, ecco, non è esatto. Hawaii. Ti volevo solo chiedere se molto rapidamente potevi avere un mito, un qualche cosa, una leggenda particolare anche brevina legata a lui, proprio da raccontarci. Guarda, non in particolare, nel senso che ce ne sono tante. Posso per esempio raccontare, ma è proprio breve, che a Tono pare ci fosse una famiglia che per un originario, diciamo, accoppiamento con il K avesse una, diciamo, una componente donna che ogni volta partoriva di K, che è un pochino una roba tipo, non mi ricordo, Alien forse tirava fuori, una cosa un po' all'Alien. Sì, non la partoriva, però sì. Sì, diciamo un pochino, però dà un pochino quest'idea. C'è questa cosa un pochino splatter, che è una roba che racconta Yanagita Kunio. Poi dopodiché, guarda, sui K, storie ce ne sono tante. Però sai, spesso sono anche intercambiabili con altri tipi di yokai, con la volpe, con molto... Spesso, ecco, la tradizione popolare si confonde, viene un pochino, si mescola. Ecco, giustamente tu, visto che oramai siamo già alla fine, hai accennato alla volpe, poi c'è il tanuki, poi ce ne sono altri. Magari io direi che più avanti parliamo anche di questi, perché soprattutto sulla volpe e sul tanuki, secondo me ce ne sono anche lì da dire. Sì, però guardi, sì, allora facciamo una cosa, facciamone più di una. Certamente la volpe e il tanuki sono molto interessanti, però per esempio io sono molto affezionata alla figura del Nekomata. Sì, ne avevi già parlato. Quindi, appunto, ricordo perché, il video, andatelo a vedere in descrizione, quello con Casolino. Perché che... perché a me sta cosa dei gatti, dei gattari, del gatto kawaii, cioè, capito che i gatti sono gran paraculi, vabbè, questo lo sappiamo, però ci sono dei rischi, qui bisogna avvertire le persone, cioè se un gattaro di punti in bianco scompare nel nulla, sappiamo che era il motivo, se l'è mangiato il gatto. Ai prossimi video allora. Grazie Antonio, veramente, perché comunque queste cose qui sono molto interessanti per capire sempre di più, addentrarci nella giapponesità che vogliamo divulgare, e noi alla prossima puntata. Ciao Antonio, ciao a tutti. Ciao.